noi lo teniamo, dai. Okay. Magari un po' più credibile, è come se ci fosse. Potresti anche andare un po' più indietro. Abbiamo un nastro noi di... No, ma andare indietro potete però. Dai, che ci siamo. Ma la vado, eh? Allora, intanto buonasera. Siamo davvero orgogliosi di essere qui oggi per molteplici ragioni. La prima, assolutamente non si può nascondere, finalmente questo teatro ritorna a prendere vita e a popolarsi di persone, di spettatori, di attori, e insomma riprende veramente vita. Questa è la storia del teatro, voi la conoscete, e di questa arena per la verità, la conoscete meglio di me, un progetto iniziato tanti anni fa, negli anni 2000, purtroppo mai terminato, mai collaudato del tutto, è andato in parte in funzione e poi è rimasto di nuovo abbandonato, insomma era in disuso dal 2006, se non vado errato, quindi 14 anni. Questo è il completamento di una delle grandi incompiute che purtroppo ci siamo trovati, e però vi posso dire che abbiamo lavorato in grande sinergia con il municipio e con i dipartimenti, e soprattutto con una grande determinazione per tanti motivi. Innanzitutto perché ridare vita alle strutture ferme, abbandonate, che possono creare dei luoghi di aggregazione, oggi chiaramente con delle distanze Covid, ma che possono creare dei luoghi di aggregazione, dei punti di incontro, e soprattutto in un caso come questo dell'Arena, che sono dei veri luoghi, delle fucine di cultura, per noi è fondamentale. L'abbiamo sempre detto, le periferie non devono essere periferie sociali, periferie culturali. Ci sta bene la distanza dal centro, ma non è pensabile che Roma non si curi e non curi le sue periferie. Per cui noi qui avevamo, come dire, un punto di principio, dovevamo assolutamente riaprire questo posto. Un altro motivo per il quale siamo orgogliosi è che la Festa del Cinema si sposta anche un po' dal suo naturale palcoscenico, che è quello dell'auditorium, e inizia a invadere la città e le periferie. Quindi riuscire a decentrare e a riportare in città, ad avvicinare a tutti i cittadini degli eventi, anche molto importanti, che tradizionalmente si collocano in una zona più centrale, per noi è fondamentale. L'abbiamo sempre detto, per noi Roma deve essere considerata come un unicum. È vero, ci sono tante criticità da superare, però si superano. Per cui aprire la Festa del Cinema a luoghi che sono anche un po' distanti dalla sede naturale per noi era fondamentale. E poi lasciatemi dire un'altra cosa. La cultura è quello che in questo momento, forse più di tutti, è l'elemento sul quale abbiamo voluto puntare tanto. Non vi sfuggirà che quest'estate, come prima fondazione lirica, quella del Teatro dell'Opera, abbiamo voluto riaprire facendo una scommessa, per la verità, puntando sul Circo Massimo anziché su Caracalla, perché le norme Covid non ci consentivano di andare a Caracalla con le giuste distanze, e questa scommessa è stata vinta. E il Circo Massimo ci ha dato un nuovo luogo dove comunque creare dove mettere in scena delle opere prestigiose, anche lì con degli artifici che in qualche modo consentivano anche agli attori di rispettare le norme Covid. E beh, siamo stati il primo teatro in Europa e siamo riusciti comunque, nel rispetto delle norme, a richiamare 23.000 spettatori. E poi abbiamo continuato con i teatri e stiamo continuando con Santa Cecilia, adesso la Festa del Cinema,
Io credo che in un momento come questo, dove la pandemia, oltre al dramma sanitario, ha determinato sicuramente grandissime criticità a livello economico, imprenditoriale e sociale, c'è un settore che viene purtroppo un po' spesso dimenticato, che è quello culturale. E noi ce ne dobbiamo ricordare, perché anche qui c'è un mondo fatto di lavoratori, di persone che si impegnano e che chiaramente hanno avuto delle ripercussioni anche molto gravi dal punto di vista lavorativo. Quindi poter riaprire luoghi dove si fa cultura, poter dare dei nuovi spazi, in questo caso addirittura all'aperto, ci consente di dare un respiro, di dare una speranza. Noi dobbiamo continuare, pur con le nuove norme, che peraltro insomma si susseguono, però nel rispetto delle norme dobbiamo cercare di dare una possibilità e un segno di speranza. Quindi per me è veramente un onore essere qui, ringrazio tutti coloro che hanno lavorato affinché si riaprisse questo teatro. Inizio chiaramente dal presidente del municipio Roberto Romanella e tutta la sua squadra di assessori, di consiglieri e dei tecnici. Continuo con il vice sindaco Luca Bergamo e chiaramente tutta la sua squadra. C'è sicuramente la presidente dell'Icolli, la presidente della Festa del Cinema e Antonio Monda, che è qui, che è il direttore della Festa del Cinema. Permettetemi di ringraziare, io mi giro un po' da una parte e un po' dall'altra, ma insomma vi vedo. Alessandro Benvenuti, direttore del Teatro e dell'Arena di Tor Bella Monaca, e tanti altri. Questo è stato un vero e proprio lavoro di squadra. Questa è un'arena che restituiamo oggi ai cittadini e che rimarrà qui per loro, per cui ci sarà una programmazione, chiaramente adesso, anche vista la stagione, che non potrà essere molto fitta, ma insomma qualcosina si fa, ma già dalla prossima primavera e la prossima estate questo tornerà a essere un luogo vivo, vivace, pulsante. Quindi seguite quello che accade qui, perché è importante riportare le persone a teatro e soprattutto farle in luoghi di periferia, perché anche nella periferia ci sono delle bellissime realtà, delle bellissime esperienze. Quindi grazie davvero a tutti. Scusate le spalle, buonasera a tutti, saluto la sindaca di Roma, Virginia Raggi, grazie per essere qui, il vice sindaco Luca Bergamo, grazie per essere qui, nonché assessore alla cultura. Oh, questa storia comincia nel 2006 per quanto mi riguarda, quando penso di organizzare insieme a degli amici appassionati di musica un festival rock, vengo qui in municipio e chiedo se è possibile utilizzare questa arena, se sia possibile. Mi rispondono non è agibile, ma come abbiamo appena inaugurato il teatro e mi dite che l'arena non è agibile, come sarebbe? Vabbè, forse non lo sapevano neanche loro esattamente perché non lo fosse, ma così era. Salto a pie pari quei 10 anni che sono trascorsi, arrivo direttamente a 4 anni fa quando ci siamo messi al lavoro appunto subito dopo l'elezione per restituirla quanto prima ai cittadini. Ci abbiamo lavorato molto e ci sono voluti 4 anni, ma questa sera è la dimostrazione plastica di come la sinergia fra enti e la collaborazione, soprattutto tra le persone di buona volontà, possa poi portare a un risultato come questo.
e quindi realizzare quelle piccole infrastrutture interne che occorrevano per ripristinare e per rendere agibile questo luogo, tipo la rampa per il disabile e la persona sulla sedia a rotelle che ha un bagno lì sotto da poter utilizzare, ma senza la rampa era un po' complicato per lui poter scendere le scale. Quindi erano piccoli aggiustamenti che abbiamo fatto così in questi ultimi due mesi grazie agli interventi che sono stati realizzati. Io mi volevo ringraziare un po' tutti, ma non ho la memoria che ha la sindaca, quindi casualmente ho qui un pezzo di carta dove ho preso un po' di appunti. E ringrazio ovviamente di nuovo Virginia Raggi per essere qui e l'assessore vice sindaco Luca Bergamo, poi Palaexpo, il RIF, il Museo delle Periferie che sta cominciando in questi giorni a operare qui a Tor Bella Monaca presso la scuola qui vicino in via dell'archeologia, una delle zone più, insomma, con una brutta nomea, ma sta cominciando con delle operazioni appunto che porteranno i ragazzi a contatto con l'arte. Il museo che nascerà poi e che è già in previsione di essere realizzato a Largo Brambilla. E dopo il RIF vengono Teatri di Roma, e ringrazio anche loro per questa bellissima collaborazione per arrivare a questo risultato. Il Teatro di Tor Bella Monaca, il direttore artistico, benvenuti, e il direttore tecnico Filippo D'Alessio, con il quale ci vediamo praticamente tutti i giorni per poter, è vero, riuscire a gestire e a realizzare degli eventi qui. La festa del cinema, tutti i tecnici del municipio, in particolare la direzione tecnica, e ultimo, ma non per ultimo, l'assessore municipale e vicepresidente Alessandro Marco Gisonda, la cui collaborazione è preziosissima, perché si è veramente speso moltissimo per arrivare oggi a questo risultato. Grazie a tutti e ci vediamo presto qui per il prosieguo. Considerati dalle istituzioni, magari noi di Tor Bella Monaca un po' ce lo saremo anche meritato, ma non è che le cose accadono in automatica e quando avvengono è sempre una bella sorpresa. Giorni fa Filippo D'Alessio diceva che forse, visto l'andamento positivo del teatro, lo spazio avrebbe meritato anche una terza sala. Eccola, ed è persino all'aperto. Quello che posso dire è che cercheremo di meritarci ancora la vostra attenzione e la vostra fiducia. Grazie. Essere qui con voi perché, come ha detto la sindaca, questo è il risultato di un lavoro veramente di squadra, di un lavoro che va avanti da anni, ma essere qui in questa edizione della festa, che veramente è stata non una scommessa come qualcuno ci dice, perché le scommesse sono qualcosa che ha a che fare con la fortuna e un po' di fortuna ci vuole sicuramente, ma c'è un grande lavoro dietro ogni manifestazione riuscita.
e portare a casa un risultato come quello che stiamo portando avanti noi e che domani arriva in porto in qualche modo con serenità, in sicurezza, con una grande dose di buona volontà e di lavoro di tutti, è un po' quello che è accaduto qui. Noi abbiamo quest'anno puntato forte proprio sull'uscire dall'auditorium, che rimane il cuore della festa, ma è un cuore che si è allargato a tutta la città. E tanti sono i punti che abbiamo acceso e voglio solo concludere dicendo, augurando a questo spazio di riempirsi ancora di più, di superare presto, come ci auguriamo tutti, anche il distanziamento e le distanze tra noi, che adesso sono un po' complicate. Ma voglio dire una cosa, che quando si accende uno schermo è sempre festa, una festa con la F minuscola, ma è un segno importante, perché accendere poi uno schermo sul territorio, in una parte di Roma che merita di essere più seguita, più frequentata, più vicina. Ecco, mi sembra che questo sia il senso di questa serata e quindi auguro a questa arena veramente di riempirsi tanto, presto, e auguro a noi di tornarci presto, magari anche con più film di quelli che adesso possiamo dirvi. Mi fermo qui, grazie. Grazie Presidente, passiamo la parola al direttore artistico della Festa del Cinema di Roma, Antonio Monda, prego. Buonasera a tutti, scusate ancora per le spalle, qui bisogna rialzare. Giù le mani, avete ragione, me le laverò. Aggiungo solo poche parole a quelle che avete detto tutti, vi saluto e vi ringrazio. È un piacere ed è anche un onore espanderci, arrivare così lontano dal cuore della festa che continua a essere all'auditorium. Voglio dire soltanto due cose. La prima volta che ho incontrato la sindaca e poi il vice sindaco Luca Bergamo, è stato dato il mandato di espandere la città, la festa. Arrivare qui credo sia proprio il segno di una missione compiuta, non è l'unico posto, ma questo è particolarmente significativo. Voglio aggiungere anche un'altra cosa che non ho mai detto prima, ci tengo a dirlo. In 5 anni più o meno che lavoriamo insieme, mai, dico mai, una volta, né la sindaca, né il vice sindaco, né nessuno mi ha segnalato qualcosa. E questo non è poco, io l'ho apprezzato enormemente e ci tenevo a ribadirlo. Grazie anche di questo. Ho assistito agli interventi di schiena, è veramente singolare. Volevo solo, a parte gioire insieme a tutti quanti, avendo detto essenzialmente tutte le cose importanti da dire prima, nel mio intervento ne voglio sottolineare una sola. Qui a 22 km da Largo Argentina, 29 km dal Parco della Musica, ci sono i vertici di 3 delle più importanti istituzioni culturali della città: la Festa della Musica, il Palazzo delle Esposizioni e il Teatro di Roma. E ci sono perché nel 2016, quando abbiamo cominciato ad amministrare la città, tra le primissime cose che abbiamo fatto, abbiamo chiesto alle istituzioni culturali, che hanno una funzione importante, ma a cui era stato dato il mandato di lavorare su di sé, di sedersi intorno a un tavolo per capire come insieme costituivano un corpo che diventava a servizio di tutta la città. Bene, nel 2016 abbiamo scoperto che questo non era mai accaduto prima. Da allora è accaduto sistematicamente, attribuendo sempre un ruolo importante alle biblioteche civiche, che oggi non sono qui, ma sono parte del discorso sul Museo delle Periferie e di tutto il discorso della città. E se si realizza quello che oggi stiamo realizzando, che è la riconquista di uno spazio, e vorrei, non abbiamo fatto un ringraziamento forte al Teatro di Roma, perché gli interventi di ristrutturazione qui li ha fatti il Teatro di Roma su mandato di Roma Capitale, ma se questo avviene, quindi con la Festa del Cinema, la programmazione del Teatro di Tor Bella Monaca, che agisce all'interno di un sistema coordinato dal Teatro di Roma, con il Palazzo delle Esposizioni e il Museo delle Periferie,
biblioteche civiche gli interventi sono da via discorrendo, perché abbiamo scelto di impostare le politiche culturali della città, e abbiamo, dico la sindaca e io che ho un suo mandato, sulla base di un principio fondamentale, e che la ragione per cui è indispensabile un intervento pubblico nelle politiche culturali non è che la vita culturale è un supporto all'economia, ma che ciascuna persona ha il diritto di partecipare a una vita culturale ricca, e deve farlo in modo accessibile. In una città di 1200 km quadrati, in cui corrono 22 km, 25 km dal posto in cui si abita e il luogo in cui l'attività si svolge, implica utilizzare quelle grandi istituzioni che hanno una storia per cercare di portare vita culturale a disposizione di tutti quanti. L'abbiamo fatto con questo sistema, l'abbiamo fatto con tutti i bandi che abbiamo emanato in questi anni, che hanno moltiplicato per 5 il numero dei luoghi che si svolgono in città, ed è penso un lascito importante del lavoro che abbiamo fatto insieme questi anni, di cui questa è una testimonianza, cioè un momento di soddisfazione da parte mia. Voglio davvero ringraziare tutti quelli che hanno reso possibile, perché al di là delle indicazioni, poi se le persone non le sentono proprie e non le fanno diventare realtà, le cose non succedono. Invece è successo, e questo, nonostante tutte le fatiche di questi giorni in particolare, è un bel segno. Grazie mille. Grazie vice sindaco. Se ci sono domande da parte della stampa, ne raccogliamo qualcuna. Potete alzare la mano in modo che i colleghi possano avvicinarsi. Bene, mi sembra che non ci siano domande. Con la nostra domanda è un po' fuori tema, però dobbiamo farla. Ringraziamo tutti e... Allora, grazie a tutti. Buona visione. Buona visione a tutti e buona serata, grazie. Grazie a voi. Grazie. 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 Grazie.